aspetti, Shone? Salve. Ma poi dell'ultimo episodio che percezione avete avuto? Perché noi dalla tribuna stampa abbiamo veramente faticato a capirci qualcosa, posso essere sincero, insomma. Io sono anch'io sincero e comunque dalla panchina non si è visto tanto. Io ero uscito, per cui le immagini non le ho ancora viste, è dura giudicarle. Però giudicarle o non giudicarle, il rigore è stato concesso e dispiace perché, come ho detto prima, a mio avviso abbiamo dominato per tutta la partita. Abbiamo avuto sempre il controllo della gara, non abbiamo rischiato quasi nulla e dispiace per il risultato finale. Ecco. Ma dispiace soprattutto perché a mio avviso forse non è la prima svista che capita. E forse potrei dire che neanche il rigore è stata l'ultima svista. Forse serve un po' più di attenzione in generale. Serve un po' più di attenzione da parte degli addetti ai lavori, visto che anche durante la gara c'è stata qualche decisione discutibile. Presidente, nella gestione complessiva della gara della Ternana, Perugia praticamente è stato impalpabile, quasi visto poco dalle parti del portiere della Ternana. I cambi del tecnico non hanno forse un pochino abbassato troppo il baricentro della squadra? No, io credo. Ha tolto gli attaccanti, inserendo i centrocampisti difensori. Ma ha dato un pochino di parte alla squadra che era Perugia, insomma. Ma mancavano, i cambi sono iniziati a 15 minuti alla fine, se non erro, quindi gli ultimi 15 minuti non credo che poi la squadra si sia abbassata così tanto, anche perché se non sbaglio Varone ha avuto dopo i cambi un'opportunità pure di andare in gol, quindi evidentemente la squadra, se Varone ha avuto questa opportunità, tanto non si era abbassata. Insomma, la stavamo dominando, non c'erano rischi, almeno così a me è sembrato. Io non penso, ma poi questo è un mio modesto avviso, non penso che i cambi abbiano inciso sull'esito della partita. Credo che l'esito della partita sia stato deciso da ben altro. C'è altro? Bene così? Quindi si riferisce alla gestione completa? Cioè? Okay. L'arbitro. Adesso? Nel senso tipo ripartenza della Ternana, fischia fuori gioco che o fischi prima, cioè a questa serie di episodi. Mi riferisco a una serie di episodi che non vedo l'ora di tornare a casa per vederli bene, perché ci stiamo concentrando sul rigore, ma secondo me al rigore non dovevamo proprio arrivarci perché c'è stata qualche distrazione di troppo. Mi auguro che, così come andrò a vedermeli io gli highlights, se li vede anche qualcun altro, perché in questo periodo si sta parlando tanto di riformare il calcio, di farlo ripartire. Ecco, facciamolo ripartire bene, va. Facciamolo ripartire, che i punti, i tre punti li porta a casa chi li merita. E credo che sulla partita di oggi non ci siano dubbi su chi li meritava. Se siete d'accordo anche voi, può darsi pure che la vedo così io, ma no, così non è. Volevo chiedere a Pippo una bella cosa, sei stato un po' in naftalina, diciamo, ma naftalina positiva, perché vedo che sei tornato bene, mentalità giusta, quindi hai continuato a lavorare in modo migliore, è un po' il sintomo che questa Ternana in tutti gli elementi c'è sempre e comunque, anche quando non giocano, no? Guarda, io sono venuto qua, mi hanno dato la fiducia Luni Cusano, il presidente Ranucci, il padrone Madecchi, mi hanno dato questa chance di giocarmi quest'anno per la prima volta la Serie B, e come ho detto all'inizio, io da 3 anni che sono con loro e voglio stare ancora per tanti anni, perché trovare delle persone così nel calcio di oggi non ce ne sono. Per cui la fiducia che mi hanno dato loro la voglio ricambiare in tutti i giorni, ma la voglio godere fino alla fine, voglio stare qui e voglio fare bene in questa piazza, che anche oggi sono stati magnifici i tifosi. Per cui io ho sempre lavorato per giocare, per essere sempre a disposizione del mister, un minuto, 2 minuti, un 90,
dal momento che sono uscito ho detto forse mi devo allenare ancora di più, per cui oggi ero pronto per questa sfida. In settimana speravo di giocarla questa partita importantissima e mi dispiace nuovamente per il risultato, però oggi abbiamo messo anima, cuore e penso si sia visto, ecco.